Buongiorno a tutti, grazie a tutti gli intervenuti a questo nostro incontro che servirà per presentare gli ultimi arrivati nella famiglia della Ionica. Al mio fianco il presidente Mimmo Saglimbeni, il patron Carmelo Saglimbeni, Antonio Cazzè, il direttore tecnico Angelo Campagna, il vicepresidente Ivan Coglitore, il direttore sportivo Enzo Filoromo, il direttore generale Roberto Cosentino e poi a seguire responsabile settore giovanili Mansueto Gugliotta. Dicevamo, questo incontro nasce per presentare gli ultimi arrivati in casa Ionica, ma è anche il momento per fare un primo punto della situazione dopo 12 gare giocate. La squadra ha 12 partite e 12 punti in 12 gare, sicuramente tanti rimpianti per quello che poteva essere non è stato, una miriade di infortuni, tante partite e tanti risultati sfuggiti per poco. Per questo la società è contentissima del lavoro svolto da tutto lo staff tecnico, dal primo allenatore Mimmo Moschella, che lì a fianco del suo secondo e assistente Roberto Frazzica, Arturo Carciotto, il professore D'Angelo, Pippo De Pietro e in ultimo, non per ultimo, Luca Gugliotta, che fa in silenzio un grande lavoro e quindi è un'arma decisiva per tutta l'organizzazione della Ionica. Quindi dicevamo, una Ionica che dopo 12 partite a 12 punti, sicuramente potevamo avere qualche punto in più, però per ora la dea bendata non ha giocato a nostro favore. Ma questo era messo in conto, sicuramente la società vuole tenere la categoria e guarda avanti. Gli acquisti che presenteremo stasera non sono solo qualcosa per quest'anno, ma sono un viatico a quello che ci apprestiamo ad affrontare nei programmi, nei progetti pluriennali. Prima di proseguire con la presentazione dei nuovi arrivati, io cedo la parola al direttore tecnico Angelo Campagna per un breve intervento. Angelo. Buonasera a tutti. Io direi che... Più vicino. Non sono abituato a queste grandi interviste. Io a nome della società credo che tutti quanti noi abbiamo fatto in questa prima fase il massimo di quello che potevamo fare. Io per primo sono abbastanza contento per questo primo scorcio di campionato. È chiaro che con l'arrivo di questi nuovi innesti speriamo, e sicuramente già si è visto sin da domenica, hanno dato qualcosa in più che soprattutto la squadra aveva bisogno di determinati uomini che diano un po' di esperienza in questo campionato. La società inizialmente è partita con l'organico dello scorso anno, però è chiaro che affrontavamo un campionato così importante come l'Eccellenza e ci siamo resi conto che per varie vicissitudini era necessario che all'interno di questa rosa venissero gente di spessore, e lo abbiamo fatto. Siamo stati anche un tantino fortunati a trovare veramente prima di tutto degli uomini e poi dei calciatori. Speriamo che si è visto da queste prime settimane, si sono integrati abbastanza bene in un gruppo direi eccezionale. Io per primo non mi stancherò mai di ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso oggi di fare un campionato del genere, anche quelli che non ci sono più. Perciò speriamo che la Ionica faccia il percorso che la società ci si è prefissata, cioè il mantenimento della categoria, e poi vedremo dove si può arrivare. Grazie. Ringrazio il direttore tecnico Angelo Campagna per il suo intervento. Angelo è un altro di quelli che lavora da tanti anni a questo progetto e sicuramente non ha lesinato nessun sforzo per portare avanti la Ionica. Prima di cedere la parola al direttore sportivo Enzo Filoromo, volevo ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono in questo nostro percorso. Sono tanti, quindi non li cito tutti, voglio citare però gli sponsor soci, che sono 13. Allora voglio ringraziare Archimede Lo Giudice, Santino Di Bella, Sergio Casablanca, Salvatore Grupi, Leonardo Racco, Danilo Arena, Ennio Buongiorno, Cosimo Foti, Fabio Palella, Walter Marisca, Tanino Sturiale, Ivan Coglitore
e Andrea Ghillemi. Io al conduttore di tutta questa cordata, il rappresentante è stato nominato vicepresidente qui con noi questa sera. Adesso cedo la parola ad Enzo Filoromo, direttore sportivo ed anima della Ionica. Sei passato dalla panchina alla scrivania. Intanto buonasera a tutti, è un piacere vederci qui quasi a metà campionato per fare, come diceva prima giustamente Massimo Ferraro, un primo bilancio. Ancora mancano due partite, quindi dobbiamo sicuramente concentrarci su quelle che sono le partite che dobbiamo andare a fare e poi fare un bilancio complessivo. Stasera è un momento importante perché si vanno a presentare 5 elementi nuovi. La Ionica normalmente ogni anno non faceva mai di queste operazioni. Noi cominciavamo ogni anno ad agosto e con l'organico si finiva tranquillamente la stagione. Quest'anno, come diceva giustamente prima Angelo, stiamo affrontando una categoria che è nuova ma che conoscevamo. Io per primo già la conoscevo perché la seguivo a distanza e sapevo delle difficoltà a cui saremmo andati incontro. Però la squadra in questo scorcio di campionato, al di là dei punti che magari sembrerebbero pochi, ma secondo me sono il minimo che ci meritiamo, perché secondo me ci meritiamo qualche punto in più, però al di là di questo la squadra ha tenuto bene, ha fatto sicuramente il massimo delle sue possibilità, è uscita sempre a testa alta, tranne nel secondo tempo con l'Atletico Catania. Poi per il resto non te penso che nessuno ci ha messo sotto e nessuno può dire che ci ha preso a pallonate, tutt'altro. Però siccome noi guardiamo avanti e vogliamo, come diceva anteprima Ferraro, fare un progetto ben solido sin da quest'anno, si è pensato, essendoci delle possibilità, di andare a non solo rinforzare l'organico per quest'anno, ma gettare le basi per quello che sarà anche il futuro. Però prima di arrivare al futuro dobbiamo sicuramente consolidare il presente. Presente passa attraverso questi innesti, che sono innesti che poi verranno presentati nel dettaglio, però tutto il mondo calcistico conosce perfettamente quelle che sono le caratteristiche di questi ragazzi, che sono ragazzi che hanno un curriculum importante e che sono di qui alla Ionica con l'entusiasmo giusto. Hanno trovato terreno fertile perché noi abbiamo un ambiente sano, fatto di uomini, prima che calciatori, che in questi anni ci hanno dato tantissime soddisfazioni, ce ne continuano a dare sicuramente, un gruppo molto giovane, con tanti juniores dentro. Domenica abbiamo avuto il piacere di mettere dentro una persona come Marco Giannetto, un classe 2001, che è andato a fare uno spezzone di partita in un campo molto molto difficile, quindi complimenti allo staff che sta lavorando nel modo giusto, sta portando avanti questi ragazzi, sta facendo crescere nel modo corretto. Non è semplice fare esordire ragazzi classe 2001-2000 in questo campionato, però noi il nostro obiettivo è quello di portare avanti i giovani e soprattutto i giovani del territorio. Non a caso abbiamo inserito quest'anno adesso Mattias Puglisi, che è uno dei 5 arrivati, perché è un ragazzo del nostro territorio, un ragazzo che ha giocato nella Ionica, ha fatto delle esperienze fuori e viene di nuovo dentro la nostra famiglia, a testimonianza del fatto che il nostro è un percorso e una struttura aperta a tutti, tutti coloro i quali hanno voglia e entusiasmo, hanno il piacere di indossare questa divisa. Noi vogliamo essere il riferimento della Riviera Ionica, lo diciamo da tantissimo tempo e lo stiamo dimostrando, e non manca occasione di dimostrarlo con i fatti, che il percorso è ben delineato, in attesa che ci arrivi la struttura che tutti quanti stanno aspettando. Sicuramente creeremo ancora di più l'entusiasmo necessario per poter ben figurare in questo campionato. Io mi auguro che la stagione abbia una svolta in positivo, perché purtroppo il calcio è fatto di episodi e una categoria come questa gli episodi sono più determinanti che mai. Domenica è entrata avversa di Monaco, è testimonianza di una partita che poteva andare in un verso invece di un altro, però qualche minuto dopo subiamo un'espulsione, secondo me ingiusta, e dopodiché un tiro da livellare innocuo che poteva andare a finire al fil di palo su un autogol. A quel punto abbiamo perso la partita e saremo qua a discutere di altro. Questa è testimonianza del fatto che il calcio è fatto di episodi e noi dobbiamo essere più forti di quelle che sono le vicissitudini che si verificano di settimana in settimana, squalifiche, infortuni, difficoltà. A me la squadra domenica è piaciuta tantissimo per l'atteggiamento che ho avuto in campo, per la capacità di leggere le situazioni, per come si è calata nelle difficoltà quando dal 95esimo una persona
di livello come Cardia, ha preso la palla e l'ha fatta arrivare oltre la tribuna, in un momento in cui bisognava fare quello, perché gli avversari dovevano capire da lì non si passava. Quindi l'esperienza giusta al momento giusto, la mentalità giusta al momento giusto per poter crescere tutti insieme, per poter svoltare e toglierci tantissime soddisfazioni. Quindi vi faccio un grosso in bocca al lupo a tutti quanti per poter continuare in questo nostro percorso. Buonasera a tutti. Ringraziamo il direttore sportivo Enzo Filorno per il suo brillante intervento e adesso arriviamo al momento clou della serata, presentiamo i nuovi arrivati. 20 anni, alto 1,85, attaccante di belle speranze, giovane promessa del calcio Catania, qualche acciacco fisico brillantemente superato ne ha frenato la carriera. Ha giocato pure nel Taormina e nel Giarre, arriva dall'Igea Virtus, un applauso per Agatino Dadone. Che invidiamo. So che Agatino non è molto avvezzo ai microfoni, giusto una battuta per salutare qua presenti e per presentarti alla società della città, in favore di telecamera perché la telecamera da quella parte. Buonasera a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare la società per avermi fatto parte di questo gruppo e vorrei ringraziare anche tutta la società, in particolar modo i mister, i prof e tutto l'aspetto, cioè tutto lo staff tecnico e anche in particolar modo i miei compagni di squadra che mi hanno accolto in questa famiglia fin dal primo minuto. Grazie. La ringraziamo. Ci ha detto che prima ha detto che farà parlare il campo più che le parole, quindi aspettiamo il campo. Agatino Dadone fa parte del gruppo Antonio Gazzè, di cui parleremo dopo. Poi 28 anni, 1,75 m, attaccante cresciuto nella nostra Riviera. È una scommessa dello staff, ha militato già nella Ionica, eppure nel Savoca, Valdinisi, Antillese, arriva dal Sant'Alessio. Un applauso per Mattias Puglisi. Sempre in favore di telecamera, una battuta. Io ringrazio il Presidente e la società per avermi accettato in questo gruppo e l'accoglienza anche dei compagni di squadra fatta martedì quando sono arrivato. E poi toccherà a me dimostrare i miei valori. Un applauso per Mattia. 24 anni, 1,78, universale di centrocampo, cresciuto nelle giovanili del Catania Calcio, ha giocato pure nel Milazzo e nel Pistunina. Lo scorso anno in una stagione da titolare nel Camaro in eccellenza. Arriva dall'Igea Virtus dove ha iniziato la stagione. Anche lui scuderia Antonio Gazzè. Un applauso per Gianluca Gazzè. Buonasera a tutti. Ormai con i compagni mi sono conosciuto. Volevo ringraziare tutto lo staff e la società per avermi dato questa opportunità. Volevo dare ragione a quello che ha detto Angelo perché veramente è una squadra prima tutto di uomini e poi di calciatori, mi hanno fatto sentire subito a casa già dall'inizio e l'hanno dimostrato pure in un campo difficile. Grazie a tutti, una serata. Ringraziamo Gianluca Gazzè e continuiamo la nostra carrellata. 27 anni, 1,85 di altezza, centrocampista che può giocare anche da centrale difensivo, fiore all'occhiello del mercato della Ionica, grande prestanza fisica, carattere e tiro devastante. Curriculum da top di gamma, Siracusa in Serie D, C2 e C1, poi Rosolini e Aula in eccellenza. Un applauso per Giuseppe Martinez. Buonasera a tutti, diciamo sempre le stesse cose, ringraziamo il Presidente e la società per averci scelto in questa grande famiglia, più che una società. Credo che siamo tutti consapevoli delle nostre forze e dobbiamo rendercene conto di più in campo. Grazie a tutti. Anche Peppe Martinez è uno che parla poco, ma farà parlare il campo. Il colpo di mercato top di tutta l'eccellenza siciliana. Arriva dal Città di Messina, interregionale, dove era capitano avendo giocato tutte le gare con 2 gol fatti. 29 anni, 1,70 di altezza e un centrocampista che può occupare tutti i ruoli nella zona nevralgica del campo. Ha giocato tra Serie D ed eccellenza nel Messina, nell'Igea Virtus e nel Rieti.
fa parte della scuderia dei talenti griffati da Nino Gazzè. Un applauso per Ciccio Cardia. Intanto buonasera a tutti, ci tenevo a dire che io non sono il colpo di mercato, perché ce ne sono altri quattro uguali, se non anche meglio di me. Con i ringraziamenti ce ne abbiamo fatti tanto, quindi già da domenica prossima cercherò e cercheremo di portare i punti che ci servono per ottenere qualcosa di importante. Grazie. Poche parole ma idee molto chiare per Ciccio Cardia. Dopo aver presentato i nuovi acquisti, voglio dare la parola ad Antonio Gazzè, osservatore talent scout che in questa operazione di mercato è stato fondamentale e che si è dimostrato un grande amico della Ionica. A te Antonio. Buonasera. Buonasera a tutti. Io mi ritrovo in una famiglia, sembra strano ma è così. Tutto è partito dalla grande amicizia che mi lega a Roberto Frazzica, persona che io stimo tantissimo, che mi ha raccontato un po' il progetto della Ionica e piano piano mi ha coinvolto. Conosco anche Mimmo Moschella, grande mio ex compagno di squadra, grande allenatore insieme a Frazzica. Questo duo farà parlare in futuro sicuramente. Detto questo, mi hanno poi fatto conoscere la dirigenza e una persona in maniera particolare, il presidente che è qui al mio fianco, che tra virgolette è stato colui che mi ha messo nel sacco, ecco, in quanto mi ha coinvolto in questo progetto, mi ha detto gli do una mano, che spero di farlo in quanto tra virgolette è una persona speciale come uomo, come presidente della squadra. Mi ha raccontato quello che ha fatto, mi ha detto un giorno mi sono presentato con un pullman qui e io credo che nessuna società d'eccellenza possiede un pullman di proprietà, ecco. Lo spirito del commerciante di auto. detto questo, si è andato a fare il punto con la società per vedere dove si poteva intervenire e certamente la società non ha badato a nulla per poter prendere meglio. Io qui ho avuto anche la possibilità di un ragazzo che è arrivato, che io non conoscevo, che è Martinez, che è un giocatore e penso che ancora non sia così vecchio da poter rimanere anche in queste categorie, perché credo che sia un ragazzo che meriti categorie superiori. Detto questo, io sì, ho portato Gianluca Gazzè, ho portato Dadone, ho portato Cardia, che non mi ha fatto dormire una settimana, comunque per vari problemi, perché mi ricordo come se fosse ieri quando sono andato a parlare col presidente, che alla fine ha deciso di liberarlo. Mi ha detto: mi ha tolto il capitano, mi ha tolto la bandiera, mi ha tolto il calciatore più forte che avevo. Antonio, scusami, ho esagerato quando ho detto che è stato il colpo di mercato di tutte le eccellenze. Ma Cardia è il colpo di mercato, perché Cardia è un giocatore particolare. Ma ho esagerato? No. È un giocatore particolare che ha fatto una scelta di vita, perché certamente Cardia merita categorie molto molto più alte. Detto questo, qui io mi sono accorto, di vedendo anche le partite, che ci sono ragazzi veramente interessanti. Vedo gente che è un po' più tra virgolette vecchiotta, come ad esempio Monaco, il mio amico Roberto e qualche altro, Savoca e qualche giovane di belle speranze. Tu che sei un talent scout, cosa hai ad occhiare in questa squadra? Ma io, senza fare nomi, Ferraro, e io mi sono un po' innamorato di un calciatore qui, calcisticamente parlando, ma non voglio fare il nome perché lui già sa che sto parlando di lui. Ecco, detto questo, però ho visto anche che qui ci sono dei ragazzi interessanti, c'è un mix importante.
Sono rimasto colpito da Monaco, fortissimo centrocampista, veramente un calciatore di categorie superiori. Comunque qui c'è il mix giusto, ma a volte il mix giusto non basta se dietro non c'è una società importante e seria, e questa vi posso garantire che è una società molto importante, molto seria, dal direttore sportivo al presidente ai dirigenti. È una società importante. La Ionica crescerà e magari vi ricorderete queste parole che sto dicendo adesso, perché credo che tra un paio d'anni la Ionica potrà dire la sua in categorie superiori. Vediamo se mi sbaglio, ma difficilmente mi sbaglio, ecco. Ringrazio tutti, ringrazio il presidente, ringrazio la dirigenza che mi dà la possibilità qui di stare in mezzo a voi. Ormai mi sento parte integrante. Io insegno qui a Santa Teresa, faccio anche il talent scout, quindi sono sempre fuori, ma poi alla fine sono sempre qui accanto al presidente, perché è una persona piacevole, è una persona in gamba, e a me piace molto stare accanto a lui, perché ti fa passare anche dei bei momenti, ecco. Forza Ionica, e voglio dire una cosa al paese, alla cittadina di Santa Teresa: seguite in massa questa squadra, perché questi sono ragazzi che vi daranno soddisfazioni, a cominciare da domenica. Questa società non ha badato a nulla e ha portato, secondo me, in questa società quattro acquisti importantissimi. Quindi forza Ionica e forza ragazzi. Grazie Antonio Gazzelli, l'onore è tutto nostro di averti al nostro tavolo, di averti avuto al nostro fianco. Speriamo che la nostra collaborazione duri negli anni e sia foriera di risultati importanti. Adesso cedo la parola al padron Carmelo Saglimbeni, che ci ha messo il cuore, insomma, in tutte queste operazioni c'è il suo zampino, ci ha messo la ciliegina sulla torta. A te il microfono, Carmelo, ti do questo perché si sente meglio, mi dicono la regia. Sparla meglio, eh? Allora ragazzi, intanto buonasera a tutti. Stasera veramente sono onorato che siamo tutti presenti. Io non parlo di calcio perché sapete che non è il mio mestiere, però parlo che in effetti noi veramente siamo una famiglia, e io mi ero reso conto che in questa famiglia mancava qualcosa. Ci siamo dati da fare un pochettino, tutti quanti, e siamo riusciti a poterle portare, tutti insieme. E credo che oggi, come oggi, abbiamo poco, di andare a cercare altre persone, perché penso che già siamo a posto. Io cosa voglio che dico? Io sono felice come siamo. Poi la gente che parla qua la stare tranquilla, perché noi abbiamo il nostro obiettivo. E io sono convinto che quando mi sono messo qualcosa in testa ci sono sempre arrivato. Noi siamo stati tranquilli giustamente fino a che siamo arrivati a questo punto, perché c'erano tante cose da pensare, c'erano tante cose che non volevamo tante lamentere di altre. Abbiamo costruito tutto con mano, per quindi nessuno ci può rimproverare che a noi ci mancava qualcuno in famiglia, per quindi sono convinto che sta gente ci voleva e l'abbiamo portata. La famiglia finalmente è cresciuta. Ora io, ai ragazzi non devo dire proprio niente, perché loro sanno già cosa voglio io. Noi ci capiamo con loro, non riusciamo a trasmettere tanto, perché io mi emoziono, loro si emozionano, perché la famiglia è così. Per quindi quando i figli veramente rispettano il papà o la mamma, si guardano negli occhi e si va avanti. Per quanto mi riguarda, io sono felicissimo di come già siamo impostati noi. Io vorrei che da noi non se ne andrebbe nessuno, perché purtroppo io mi attacco, perché anche l'anno scorso pensavo non facciamo la squadra, perché quando la parola la mattina ti alzi veramente ti trovi i tuoi figli e tu sai che a loro gli piace fare quel lavoro, a me piace vendere macchine, a loro gli piace giocare, perché io come facevo a non fare di nuovo la squadra, di impostare tutto. Io sono felicissimo, io nella mia vita mi sono divertito pochissimo, ho lavorato sempre e forse la vecchia è mi diverto con voi altri, per quindi cercate di non scontentarmi e quindi siamo a posto. Io ho chiuso. Io stasera devo precisare che noi qua abbiamo il prete, perché era voluto da voi tutti quanti. Ora lo facciamo entrare. Bravo, no, ora me lo porto vicino, no, perché io ho il sindaco e il prete. Prima ero più sindaco, stasera è disponibile a Palermo, ora bravo. Buon lavoro, quindi. Mando un saluto da lontano. Ok, per quello quale
che quando ero più giovane cercavo il sindaco, sono più vecchio inizio a cercare il prete. Ancora presto. A parte che lui è sapere un amico veramente, perché io vado a pelle con le persone, io con lui mi sento come se un fratello, per quindi sono felicissimo veramente. Lui stasera credo, allora lo chiamiamo in scena, guarda, l'ho anticipato. Okay. Il padre Alessandro Malaponte è qui ospite, prete di Casalvecchio, un amico della Ionica, e siccome la Ionica quest'anno ha avuto una miriade di infortuni, proprio è tutto è successo di tutto di più, noi confidiamo nella sua benedizione per cercare di limitare i danni. A lei la parola, padre Alessandro Malaponte. Certo che chiamare l'arciprete di Casalvecchio con la squadra del Casalvecchio qui per dare la benedizione alla Ionica, insomma, però va bene. Al di là di tutto, quello che voglio dire, al di là di società, amici, molto amici, proprio amici. Tra l'altro l'anno scorso quando sono arrivato abbiamo iniziato proprio questa amicizia con un errore, però insomma con la squadra poi ecco ci siamo capiti bene. Io non dico altro se non le grazie per andando a Carmelo, ma a tutti per il graditissimo invito. Io quando sto con i ragazzi, quando sto con i giovanotti, quando sto insomma con coloro che trasmettono vitalità, che trasmettono positività, che trasmettono ecco, cose belle, io mi ci trovo bene. E quindi grazie di cuore per questo invito. Certo il supplemento della benedizione, visto qualche acciacco che è capitato, visto qualche infortunio eccetera, questo ecco non ve la do la benedizione, ma non garantisce niente, perché alla fine ci vogliono le gambe, ci vuole la testa, ci vuole il cuore per lavorare, ci vuole il cuore, le gambe, la testa per giocare e per arrivare a quegli obiettivi che sicuramente tutti avete nel cuore, sia la dirigenza che i giocatori. Però sapete, l'aiuto del Signore sempre è positivo. E noi lo dobbiamo cercare sempre, ecco, non solo perché dobbiamo giocare, ma l'aiuto del Signore, la presenza del Signore, ecco, credo che sia fondamentale per la vita di ciascuno di noi. In questi giorni stiamo celebrando il novenario in preparazione alla festa dell'Immacolata. E allora credo che sotto lo sguardo di Gesù, sotto lo sguardo di Maria, ecco questo campionato che è già iniziato e che sta per essere o è stato verificato e che comunque ancora prosegue, sicuramente mi darà quella spinta in più. Dicevo, non perché il Signore si sostituisce alle vostre gambe, no, ma perché ecco con la certezza che con la vicinanza del Signore ecco le cose possiamo vederle in maniera diversa, anche quando ecco sembra che le cose vadano male, anche quando sembra che le cose insomma non stiano andando nel senso giusto, però se riprendiamo in mano la situazione, sono sicuro, perché l'esperienza ce l'abbiamo avuta tutti, ecco sono sicuro che quando uno prende in mano le redini della propria vita, ecco la vita prosegue nella retta via così come è giusto che sia, appunto. Allora che cosa vi devo dire? Proseguite il vostro campionato, ma proseguitelo con delle espressioni che ho sentito durante i discorsi e che mi sono piaciute tanto. Innanzitutto la famiglia, quando si crea lo stile della famiglia all'interno della famiglia stessa, ma anche all'interno ecco, di una squadra, credo che sia ecco, la chiave per entrare nella relazionalità. Credo che sia la chiave per entrare con il dialogo, credo che sia la chiave per entrare anche nei rapporti sia umani e anche quelli sportivi, perché se ognuno entrando in campo pensa solo a fare gol senza pensare a chi gli sta accanto, è difficile che lo farà sto gol. Bisogna fare gioco di squadra e il criterio della famiglia che si viene a creare senz'altro vi aiuterà a fare bene questo gioco di squadra, perché se ci si vuole bene, se ci si stima, se si è uomini, come si diceva prima, di essere giocatori, allora le cose poi funzionano meglio. Perché questa è una bella caratteristica che dovete custodire e quando c'è qualcosa che non va abbiate il coraggio di dirvelo. Abbiate il coraggio di guardarvi in faccia e di dire le cose che non vanno. Non c'è bisogno di tenersi niente dentro, sia la dirigenza con i giocatori, sia i giocatori con la dirigenza, sia i giocatori tra di voi.
abbiate il coraggio di dirle le cose, in modo tale che quando le cose si chiariscono, si dicono, ci si confronta, ecco, poi il resto verrà da sé. Per cui l'augurio che vi faccio è che possiate proseguire questo campionato proprio con il desiderio, ecco, di voler continuare a crescere con questo stile di famiglia, di voler continuare a crescere con la grinta, ecco, che caratterizza questa bella squadra della Ionica, e sicuramente, come vi dicevo, con l'aiuto del Signore, ecco, riusciremo ad arrivare innanzitutto a crescere bene. Che è la cosa fondamentale, ad essere uomini secondo quello che la storia e la società oggi ha bisogno, e poi a crescere anche a livello sportivo e a livello calcistico. La benedizione la avremo adesso o dopo, come dice qua la dirigenza? Facciamo adesso? Allora ci mettiamo in piedi e chiediamo al Signore che ci aiuti, ci accompagni e ci custodisca sempre nel suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Buona serata a tutti e auguri. Grazie. Ringraziamo padre Alessandro Malaponte, un prete sicuramente come ce ne vorrebbero tanti. Ho dimenticato di dire Forza Juve sempre. Un prete alla fede bianconera, qualcosa che ci unisce. Adesso spazio se qualche giornalista vuole fare qualche domanda. Sì, Nino Gazzè voleva puntualizzare una cosa. No, io sono che la voglio portare. Allora, io voglio iniziare a dire ancora qualche altra cosa. Io onestamente ho conosciuto Nino. Sai, gli ho detto Nino, guarda che qua è Nino che a me mi parla di pallone, mi parla di cose, qua lui sempre parla di famiglia, sempre porta di ragazze che sono veramente valide e che in effetti a queste ragazze cerca di, onestamente, dobbiamo dare qualcosa, vedere un pochettino cosa puoi fare. Nino ha promesso che ci aiuta senz'altro, cerca di vedere qualcosa anche lui. Io con Nino un pochettino, diciamo così, non tanto, cerco di fidarmi, ancora lui mi deve prestare meglio. Lui dice che con me si trova bene, io lo ringrazio che sono in questa famiglia, perché è giusto ringraziarlo. E altro non ho niente da dire, Nino, se tu hai qualcosa da dirmi, cerco di approfittare adesso. Va bene, ringraziamo Carmelo, sagli bene, mentre Nino Gazzè voleva puntualizzare una cosa. Io ringrazio. Ringrazio il presidente, ma lui lo sa quanto io lo stimo. Ringrazio tutta la società e volevo, colgo l'occasione adesso, ringraziare pubblicamente il presidente del Città di Messina, Maurizio Lorè, e il direttore generale Giovanni Cardullo, che hanno permesso che Cardia venisse a giocare qui, perché non è stato facile per loro darlo via. Non è stato facile per me fare la trattativa, non è stato facile niente in questa situazione, però il buon senso e il rispetto che la famiglia Città di Messina, nel nome del presidente Maurizio Lorè, nel nome del direttore generale Giovanni Cardullo, ha permesso che questo avvenisse. Perché non è stato facile e non credo che un'altra società avrebbe fatto ciò che ha fatto il Città di Messina, quindi le ringrazio pubblicamente e basta, ok, va bene. Grazie Nino Gazzè, adesso un saluto veloce a Mimmo Saglimbene, che è il presidente di lui. Lui ha problemi di tono, di voce, di raucevine, quindi giusto una battuta.
questa è la colpa di Roberto Frazzi. Sì, sì, è lui, il colpevole è lui. Me la prendo con lui. Comunque ringrazio a tutti per essere venuti qua questa sera per partecipare, diciamo, a questa nuova avventura, diciamo, della Ionica. Va bene, ringrazio anche i dirigenti che non sono intervenuti per problemi di spazio, Manfredo Gugliotta, Roberto Cosentino e Ivan Coglitore. Qualche giornalista vuole fare qualche domanda? Pippo Trimarchi, la Sicilia e la Gazzetta Ionica. Pippo, prendi il microfono. A te. Ah, beh, c'è. Sì, buonasera a tutti. Che il parto di Cardia fosse stato difficile lo so solo io, perché ho fatto un'intervista con il presidente, scusate per la voce questa sera, con il presidente Maurizio Norre e un'altra intervista con l'allenatore Fulmeri. Alla mia domanda avete preso l'argentino, che non mi ricordo a questo momento come si chiama, il cognato di Icardi, lui mi ha detto, dice, l'argentino ce l'abbiamo in casa, era Cardia. Quindi penso che questa frase dice tutto della forza tecnica, agonistica, anche di Cardia, e soprattutto per quello che aveva dato al Città di Messina nella passata stagione e quello che stava dando quest'anno, visto che già ha realizzato due gol. Per quanto riguarda gli altri elementi, io lo conosco solo Mattias Puglisi, a cui chiedo come mai questo ritorno alla Ionica, visto che il Sant'Alessio stava andando anche bene. Mattia, rispondi col telefono. Col telefono, col microfono. Vai, in favore di telecamera. Ho accettato questa proposta perché... Mi vuoi fare più vicino? Ecco. Perché per la famiglia e il gruppo che c'è, e poi anche la categoria... È allettante. È allettante, quindi. Emozionatissimo Mattia Martínez, tu hai giocato in tante qualche categoria superiore, la Serie D o l'interregionale che dissi voglia, come ti stai trovando qui e soprattutto l'ambiente di una cittadina come Santa Teresa, 10.000 abitanti, non è come quella di Aula o dell'Igea Virtus? No, io penso che comunque a prescindere della città, del paese che sia, è l'accoglienza che comunque ti danno in una società che a questo punto non è una società ma è una grande famiglia, e nel calcio a giorni d'oggi se ne trovano veramente poche in questo modo, e quindi sono felicissimo di essere qui a prescindere dagli abitanti, dalla categoria, da tutto. Grazie Beppe Martinez. Vagone, la Ionica cercava un attaccante, ce n'aveva tanti attaccanti, però ne cercava uno un po' di peso. Tu come ti vedi in questa squadra? Vai, il microfono vicino, se no non si sente. Tu, Agatino, il microfono. Lui è un po' emozionato, vai. Allora a questa domanda rispondo io perché sono stato io a portarlo qui. Agatino Dagone è un ragazzo di poche parole, è timido, è un ragazzo molto serio, d'altronde come tutti i ragazzi che sono arrivati qui nel mercato di riparazione. È un ragazzo che si impegna molto e lui piace far parlare il campo, quindi va bene così, ok. Il paradosso è un po' questo, che un altro ragazzo della Ionica, un certo Miuccio, ha preso un po' il suo posto nell'Igea Virtus e sta segnando anche i gol. La speranza è che lui, venendo qua, invertendo le parti, il prodotto migliora. Date del tempo e Dalone dimostrerà il suo valore, e questo ve lo garantisco io. Vino Gazzetta ti ha liberato. Io sono stato per non parlare, Pippo. Non parlo più. No, dico Dalone, cioè io sto per non parlare. Io sono stato fuori una settimana, quindi sconosco tutto quello che è successo in questa settimana perché ero fuori dall'Italia. Quindi Cazzè l'ha portato anche lui, sì. È un centrocampista? Centrocampista, sì, universale di centrocampo. Alla Ionica ci sono diversi centrocampisti, tu come ti stai trovando, cioè, in questo tuo ruolo di centrocampo?
Io mi trovo bene e soprattutto la cosa più importante, che credo è una caratteristica importante di un calciatore, è quello di essere sempre a disposizione del mister, a prescindere dal ruolo. Se c'è bisogno di una mano sono pronto a fare quel portiere, non è questo un problema. Perché prima di tutto bisogna essere a disposizione della squadra e del mister, perché se si vuole aiutare la squadra bisogna essere disposti a tutto. Allora, io conosco abbastanza bene, una domanda unica, stiamo finendo. Conosco bene abbastanza bene il vostro mister. E poi ve lo spiego a lui perché la conosco bene. No, una domanda ora per loro, non per te. Per loro. Come il vice Frazia, il professor Evangelo, anche Carciotto, Pietro, voi non avete avuto tanti mister in passato, con questo che mi stavo trovando. Cardia, facciamo parlare Cardia, vai. No, beh, da premettere che al di là delle squadre che si passano, al di là delle persone che si incontrano, c'è sempre da imparare nella vita, quindi sono sicuro che imparerò tanto da questi uomini, prima che tecnici. Grazie a tutti, il Padre Marco, ricordiamo, la corrispondente della Sicilia e della Gazzetta Ionica. Qualche altro vuole fare qualche domanda? Claudio, il Mimmo vuole fare qualche domanda tu? Mentre Roberto Frazzi vuole intervenire, ne ha facoltà. Niente, io volevo dire semplicemente una cosa, visto che i nuovi arrivati ancora solo per una partita non sono riusciti a dimostrare, diciamo, il loro, anche se già hanno fatto vedere quello che possono dare. Io volevo ringraziare in primis tutta la cosiddetta vecchia guardia che c'è alle mie spalle, dai ragazzi più giovani, finire per Cambria, perché secondo me loro sono stati l'asse portante, e non lo dico per facciata, lo dico perché lo penso realmente, come alcuni ragazzi sono andati via purtroppo perché hanno fatto altre scelte calcistiche. Però se oggigiorno siamo qua a parlare d'eccellenza è anche grazie a loro, come tutti quanti noi. Perciò volevo fare un applauso a chi è andato via, lo ringraziamo perché comunque l'ho detto a loro in privato, perché i rapporti nella vita restano a prescindere dal calcio. Nella vita non si può sapere mai quello che può succedere, però l'importante è il rispetto e l'amicizia. E poi in particolar modo a chi finora ha tirato la carretta, e parlo del cosiddetto gruppo storico, che abbiamo parlato tantissimo, non arrivati questa sera, ma non abbiamo menzionato, era Simenco, San Filippo, Loria, Cambria, Monaco, Bartolilla, e scusate se mi dimentico, ma Alessio Savo, Colloca Potenza, tutti quelli che hanno sposato il progetto Ionica quando ancora forse non ci credeva nessuno. Se siamo qua è grazie a loro, perché loro sudano in campo, loro ci supportano e ci hanno dato anche grande soddisfazione. Perciò volevo ringraziarvi a nome di tutto lo staff tecnico, ovviamente, perché siete ragazzi veramente con cui è piacevole passare le 2 ore ogni giorno. Va bene ragazzi? Una battuta in conclusione pure a Mimmo Loschella. Vai. Io volevo ringraziare specialmente la società, che ha fatto uno sforzo per accontentarci in tutti i modi. Gli ho detto già domenica allo spunto dei ragazzi che non sono venuti qui per salvare la patria, ma per aiutare tutti quanti a raggiungere il grande obiettivo nostro, che quest'anno è la salvezza. Quindi in questo momento mi sento di ringraziarli per quello che hanno fatto domenica, però dobbiamo lavorare tanto tutti quanti insieme per poter raggiungere il livello di squadra come siamo abituati noi, a divertirci in campo e a fare gioco soprattutto. Quindi noi siamo la Ionia, l'abbiamo sempre dimostrato, ci siamo sempre difesi anche quando non siamo stati al meglio, però abbiamo sempre messo in campo il meglio di tutto quello che avevamo e abbiamo sempre lottato il suolo della maglia. Quindi ringrazio tutti e spero che sia un anno ancora tutto da scoprire, e voglio augurare anche a tutti quanti un auguri prima che ancora arrivasse Natale, perché poi magari forse non ci vedremo tutti insieme. Ci sarà poi l'occasione. Un bocca al lupo a tutti.
E adesso siamo in chiusura, io voglio ringraziare tutti i colleghi giornalisti che sono intervenuti, Buonarrivo, Costanzo, Mimmo Moscolini, oltre a Pippo Trimarchi. Ringrazio anche gli amici di 01 TV che ci hanno seguito. Questa sera abbiamo presentato i nuovi componenti alla famiglia e la famiglia ai nuovi arrivati, perché è una serata che parliamo di famiglia, ma effettivamente la Ionica è una famiglia. Troverete per i nuovi arrivati un ambiente che segue il calcio con sobrietà, senza troppe pressioni, che vive il calcio con eleganza e senza troppi rumori. Il vero campionato della Ionica comincia da domani. Grande bocca al lupo e forza Ionica, alle prossime!